interisti, queste le azioni principali della partita. Subito dopo 55 secondi il palo colpito da Philippe Coutinho, sarebbe stato davvero un gran gol a giro con il sinistro per il brasiliano. Con il passare di minuti l'Inter ha trovato sempre più la via della porta e qui ha trovato la rete con la conclusione da fuori area di Esteban Cambiasso, che ha così festeggiato al meglio il suo compleanno, questo gol da fuori con il sinistro che ha sbloccato la partita. Buona prova di Wesley Sneijder, delizioso il suo assist con l'esterno del destro, magari in porta Rodrigo Palacio, nel salito rapidissimo sotto porta l'argentino. Gol numero 4 del precampionato di Palacio e non sarà l'ultimo della serata di Locarno per lui. Rivediamolo, batte Ben Mustafa in uscita, discreta la di più la squadra tunisina dell'Atletic Bizertin. Inizio ripresa, entra Diego Milito che va con la testa a fare la sponda per Palacio, conclusione alta sulla traversa per il numero 8. Bizertin ha mostrato qualcosa nel primo tempo, ci prova dalla distanza il numero 7 Madbi, parata facile di Castellazzi. Qui la giocata di Mbengue mette il pallone al limite per il numero 20 Zazim, che freca un'occasione davvero enorme per accorciare le distanze, tira altissimo. L'Inter torna a farsi vedere con una qualche pericolosità nella fase finale, ci sono anche tanti cambi nella ripresa. Uno dei giocatori subentrati è il croato Livaja, qui da destra è bravo a trovare Milito, parata di Ben Mustafa che nulla può sul tapino vincente di Rodrigo Palacio, doppietta per l'ex genoano e 3-0 Inter, il gol che fissa il risultato sul punteggio finale. Lo rivediamo, Milito fa parare la conclusione con un buon riflesso da Ben Mustafa, portiere capitano del Bizertin. In finale qualche altro tentativo per i neroazzurri, ci prova Milito che va azione personale a cercare di mettere la firma sulla tabellina, palla alta. Comunque un buon secondo tempo anche per Diego Milito. Questa è la conclusione provata da Gabi Mudingai, leggera deviazione sul tiro dell'ex bolognese e palla sul fondo, tante occasioni per una buona Inter come dicevamo. Amichevole questa che è servita anche per mettere minuti nelle gambe e per trovare confidenza e fiducia a pochi giorni dalla partita contro il Vaslui. E poi la scena finale, l'invasione.